oggi navighiamo a vista, oggi l'agenda l'ha detta il virus. Parole chiare che non lasciano spazio ad interpretazioni. Le ha pronunciate a speciale Telesveva Sport Vito Tisci, presidente della FIGC Puglia. Il numero uno del calcio regionale conosce alla perfezione le criticità del momento, ma non smette di credere ad una possibile ripresa con conseguente regolare conclusione sul campo della stagione agonistica. Il mio sogno, il mio auspicio è quello che si possa chiudere la stagione. Però purtroppo non siamo noi, non sono io, non è il presidente Sibilia. Qui stiamo in piena emergenza, è un'emergenza che ogni giorno registriamo morti. Noi siamo tra le regioni che abbiamo, avvertiamo meno questa emergenza, ma ci sono regioni, io ho parlato con i miei colleghi in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, veramente lì non so quando possa riprendere l'attività. La voglia di calcio appartiene a tutti, ma c'è da fare i conti anche e soprattutto con la realtà. Le difficoltà non mancano e non mancheranno anche in futuro per le società dilettantistiche. Sono in contatto con tante società che mi telefonano, mi mandano email, mi mandano messaggi che anche loro vogliono sapere, mi fanno delle proposte. Qualcuno mi ha detto che non è più in grado di riprendere attività perché non c'è i calciatori, gli sponsor hanno disdettato tutti i contratti. Queste sono problematiche del nostro movimento di base che si fonda sull'entusiasmo, la passione dei dirigenti, i piccoli imprenditori, il commerciante del paese, il parrucchiere, l'impiegato che dà il suo contributo, ma oggi verrà a mancare anche questa fonte di finanziamento. Se si riprenderà, non so quando, si riprenderà anche a porte chiuse, per cui immaginate che l'unica fonte di prelievo, di liquidità per le nostre società dilettantistiche è quella della biglietteria che serviva per pagare i piccoli rimborsi, per programmare la trasferta. Immaginate quando si riprenderà, quale sarà il dramma. Le uniche gare in programma al momento sono quelle relative alla terza giornata della fase inaugurale di Coppa Italia Dilettanti Nazionale, compresa quella dell'8 aprile tra Corato ed Afragolese, che naturalmente non si giocherà.